Ci sono 2.200.000 di positivi accertati, e almeno 6 milioni sono costretti all'isolamento o all'autosorveglianza, anche qui non sono certa che a tutti sia chiaro che cosa voglia dire, e quindi c'è molta confusione, Andrea. È una delle cose che è uscita proprio nelle ultime settimane, quando io ho fatto la critica a Draghi, non la facevo a tutto quello che ha fatto Draghi, la facevo proprio nelle ultime settimane, dalla quarta ondata in poi. Anche qui la gestione della quarantena, di cosa fare quando scopri di avere il Covid o quando sei stato a contatto con chi ha avuto il Covid, non è stata particolarmente chiara. La sensazione che si ha è, premesso che siamo in una situazione di grandissima difficoltà, è che Draghi e il governo sperino in qualche modo di sfangarla, sperino che abbiano ragione quelli come Bassetti, che sostengono che più ci si ammala tutti, più in qualche modo ci si endemizza e più in qualche modo si normalizza la vicenda Covid grazie al fatto che Omicron è una variante non cattiva ma molto diffusiva. E in questo senso si sta facendo passare il messaggio che tutto sommato si può uscire un po' di più. E speriamo che sia vero, speriamo che sia giusto, è dettato anche da motivazioni economiche, come ha lasciato intendere Giuli, perché è chiaro che se manteniamo la quarantena come era stata concepita 5-6 mesi fa, il paese muore di economia e quindi non si può fare altro, però non c'è una grande chiarezza. La mia critica è anche rivolta a questo, non si è ancora capito benissimo cosa si debba fare quando si è nelle circostanze a cui tu alludevi nella domanda. Severnini?